Grazie, grazie per l'invito. Ma io mi volevo, come dire, concentrare su tre punti su cui sostanzialmente volevo esplicitare il mio consenso a quanto appena detto da Giuseppe Coco e descritto nell'introduzione che gli ha fatto. Il primo punto, se volete, è più statistico. Il secondo è più legato all'individuazione di quale sia la fascia critica, e il terzo invece è più analitico in senso proprio, nel senso che si tratta di capire poi l'origine di questi divari, non solo l'origine nel tempo ma anche in termini di causa. Non pretendo di risolvere tutte le questioni, ma diciamo qualche flash su ognuno di questi tre punti. Il primo punto, che chiamavo statistico, nel documento della Fondazione si esplicita una posizione che, ripeto, penso sia assolutamente condivisibile, sul fatto che l'indicatore rilevante del divario debba essere individuato non nella cosiddetta dispersione, ma bensì nella cosiddetta dispersione implicita, quindi capire il livello a cui effettivamente all'uscita del percorso scolastico e formativo i giovani italiani delle diverse regioni arrivano. È un indicatore rilevante perché non conta, come già stato detto da chi mi ha preceduto, ma anche nella precedente sessione da Marco Rossidoria, non conta, diciamo, lo stare a scuola, ma il che cosa, diciamo, poi alla fine si ricava effettivamente da questo stare a scuola. E penso che sia anche corretta, diciamo, la capacità di questo indicatore di dispersione implicita, che poi oramai da alcuni anni in maniera routinaria l'INVAL si calcola alla fine del percorso scolastico, in cui si misura sostanzialmente quanti arrivano sì a quel punto formale del percorso scolastico, ma con un livello di competenza che è assolutamente inadeguato, non pienamente corrispondente a quello che quel raggiungimento in teoria dovrebbe comportare. E questo indicatore è rilevante perché misura che cosa? Non misura delle competenze specifiche, particolari, ha imparato a fare una particolare cosa, ma hai acquisito quelle competenze trasversali che ti servono poi per farne tante altre. Su questo, diciamo, la punta, che l'osservazione, diciamo, ulteriore che volevo aggiungere è legato al fatto che, ahimè, è proprio su questo indicatore che la situazione post-Covid evidenzia un maggior peggioramento della situazione italiana. In questo indicatore, più che nei GRA, che si misura per definizione alla fine del percorso scolastico, più che negli apprendimenti raggiunti e ottenuti nei livelli scolastici precedenti, c'è un forte peggioramento delle coorti che hanno subito il periodo del Covid rispetto alle coorti precedenti. Questo forte peggioramento, perché più forte, perché più marcato, per certi aspetti anche contro quello che uno si poteva attendere rispetto, diciamo, a quello che è avvenuto per i più piccoli, è probabilmente perché, diciamo, per i più piccoli ha avuto una maggiore funzione, la funzione comunque suppletiva che le famiglie sono riuscite a porre in essere, laddove probabilmente abbiamo sottovalutato gli effetti invece deleteri che nelle fasce degli adolescenti l'allontanamento dalla scuola ha portato a una sorta di estraneamento. Non a caso, diciamo, dai numeri di un lavoro ancora in corso, diciamo, che ho avuto modo di vedere, il peggioramento è un po' più marcato dove? Non a caso, diciamo, nelle fasce sociali più debole, ma anche nelle regioni che hanno, ahimè per loro, purtroppo per loro, chiuso un po' di più le scuole. Tra queste c'è anche la regione, diciamo, in cui oggi siamo presenti. Seconda osservazione, su cui dicevo anche sono sostanzialmente d'accordo, il fatto che questi divari, che pur complessivamente vanno e sono utilmente misurabili da questo indicatore che si pone al termine del percorso scolastico, non sono necessariamente tutti collocabili nel segmento della scuola superiore. In realtà nascono da prima, nascono nella media inferiore, nascono forse già nella primaria, perché si vedono
c'erano già nel passaggio dalla seconda alla quinta primaria, ed hanno, diciamo, anche una natura diversa, nel senso che nel mezzogiorno quello che si evidenzia è come vi sia, diciamo, una coda piuttosto lunga di scuole che vanno parecchio male, che hanno, come dire, una capacità piuttosto debole di innalzare gli apprendimenti dei propri alunni. Si vede una maggiore variabilità anche all'interno della stessa scuola tra classi diverse, una variabilità che va, diciamo, anche all'interno della stessa scuola un po' in associazione con una composizione sociale delle diverse classi anche all'interno della stessa scuola che è più disomogenea. Cosa c'è probabilmente dietro? Una tendenza, diciamo, una sorta di segregazione sociale che nasce dall'interazione tra famiglie e sistema scolastico. Il fatto che venga prima, però, e qui vengo al terzo punto, non necessariamente dipende da un deficit quantitativo nelle risorse. Come si ricordava prima, diciamo, come ricordava lei, direttore, prima, diciamo, in realtà se si guarda la spesa, per esempio, sui docenti, la spesa sui docenti è maggiore rapportata ai discenti, agli alunni nel mezzogiorno che nelle altre aree del paese. Ma perché è maggiore? È maggiore perché la dimensione media delle classi alla fine è più piccola. Quindi sì, è vero, ci sono le cosiddette classi pollaio un po' in tutta Italia, ma francamente non sono così diffuse da essere quelle il problema del sistema scolastico italiano e meridionale, e mediamente, diciamo, non è la dimensione media delle classi in realtà nel mezzogiorno tende ad essere un po' più piccola, per motivi assolutamente ragionevoli, giustificabili, legati all'orografia del territorio, per carità, non è un privilegio, diciamo così. Magari però, anche alla questione della denatalità, che colpisce anche il mezzogiorno, misura minore rispetto, diciamo, sì, alle regioni del centro-nord. Però quello, diciamo, è anche legato al dove sono gli immigrati, e quello ovviamente, diciamo, tende ad essere un elemento di maggiore difficoltà da gestire, maggiore problematicità da gestire, semmai più per le scuole del nord che per quelle del sud. Ma diciamo il punto è neanche presumibilmente alla misura, diciamo, che lei ricordava prima, quindi le ore di lezione. Un lavoro, diciamo, che è ancora in corso, che sto seguendo insieme ad alcuni colleghi, evidenzia come il tempo pieno abbia degli effetti positivi sugli apprendimenti correnti, ha degli effetti positivi anche e soprattutto sulla possibilità poi delle madri di lavorare, quindi sui tassi di occupazione delle madri, ma mentre tende a preservare, a mantenere nel tempo questo effetto positivo sui tassi di occupazione delle madri, tende sostanzialmente a perdere nel tempo, ad azzerarsi, l'effetto positivo, diciamo, sugli apprendimenti. Questo misurando, diciamo, quel che avviene a chi sia riuscito rispetto a chi non sia riuscito ad entrare in una classe a tempo pieno dall'inizio del percorso in primaria alla terza media, quindi, diciamo, un periodo che è sufficientemente dopo il tempo pieno che si sta qui considerando. Quindi, per carità, il tempo pieno senz'altro è una cosa potenzialmente utile, non fosse altro anche per l'avere degli effetti che sono comunque, diciamo, di riduzione dei divari sociali, perché il tempo pieno, diciamo, ha effetti positivi maggiori nelle famiglie, diciamo, più deboli, nei ragazzi che vengono da famiglie più deboli rispetto, diciamo, agli altri, ha effetti, diciamo, come dicevo prima, senz'altro positivi sui tassi di occupazione femminili, ma non necessariamente, diciamo, a questi effetti così persistenti e significativi sugli apprendimenti degli alunni. Forse, diciamo, ci sarebbe da ragionare, ma questo va al di là delle considerazioni, diciamo, che nel lavoro che citavo possono essere fatte sul modello di tempo pieno, perché in realtà si vede che il tempo pieno, se si guarda a cosa fanno i ragazzi che vanno e non vanno al tempo pieno, il
tempo dedicato alle attività scolari cambia poco, è semplicemente diviso differentemente tra tempo a scuola e tempo, diciamo, di impegno a casa. Quindi se non sono questi effetti, diciamo così, di dimensionamento degli input e di spesa, quindi quali sono i fattori? Forse dobbiamo ragionare sull'interazione tra fattori di contesto e sistema di funzionamento della scuola, che di per sé è uguale in tutta Italia, non è differenziato almeno per ora, diciamo, tra sud e nord, ed è qui che forse, diciamo, ci sono dei primi indizi, sono degli indizi legati al fatto che il differenziale sud-nord è fortemente correlato con variabili di contesto che misurano, diciamo, vanno meglio i ragazzi delle aree anche all'interno del sud, anche all'interno del nord, che sono, diciamo, in aree socialmente, dinamicamente più vivaci. Forse perché? Perché assumono dei modelli di comportamento, formano delle proprie anche aspettative e aspirazioni che sono più ambiziose, e quindi questo ha degli effetti positivi sugli apprendimenti. Forse c'è da ragionare sulla composizione anche dei docenti. Paradossalmente il dato sulla spesa, che per l'appunto non è bassa, quantomeno in termini relativi, nel sud rispetto al nord per i docenti, è legato al fatto che i docenti del sud sono meno spesso precari e alle prime armi, e sono più spesso di ruolo, ma questo significa che sono spesso più anziani, che sono spesso docenti che arrivano nelle scuole in un certo senso come al culmine della propria carriera, dove la carriera è legata spesso unicamente alla possibilità di rilocalizzarsi sul territorio in una scuola, diciamo, più consona alle loro preferenze sociali e geografiche, il che per carità è un bene, perché diciamo il docente precario, il docente che comunque sa di non essere a lungo in una determinata scuola, è meno motivato, vi sono dei lavori che lo evidenziano, è più demotivato, possiamo, esattamente, possiamo dirlo in qualche... però paradossalmente, diciamo, anche il docente che vi arriva forse un po' troppo a fine carriera e con un meccanismo poco, diciamo così, selettivo del mezzogiorno, alla fine è un docente tra virgolette che si sente arrivato, e quindi anche egli demotivato, anche se per motivi diversi. Quindi forse su questi aspetti di interazione tra contesto e funzionamento del sistema, che ripeto è uguale dalle Alpi al Mediterraneo, che occorre maggiormente riflettere. Io mi fermerei qui, sperando di non aver... Grazie a Paolo Sestito di Banca d'Italia.